un tavolo della legalità in materia economico-finanziaria, finalizzato a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi. Come si configurano alcuni reati? Il tutto spiegato con slide e video accattivanti. Un'iniziativa, diciamo, innovativa, ma perché innovativa? Proprio perché è la prima volta che cinque autorità, in particolare la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Polizia Postale Comunicazioni e la Banca d'Italia in qualità di capofila, sono insieme. Infatti il nostro logo è proprio insieme per dare ai ragazzi futuri cittadini, quindi futuri membri di questa che esperiranno la cittadinanza attiva sul territorio della Repubblica, sull'importanza di tutelare la legalità in campo economico-finanziario. Dopo il grande riscontro ottenuto nei primi due eventi organizzati all'Aquila e a Giulianova, questa mattina il tavolo ha fatto tappa a Pescara nell'istituto di Marzio Michetti. Oltre agli articoli del codice penale, la lezione ha riguardato anche i potenziali rischi di Internet. Chiaramente noi, essendo una specialità della Polizia di Stato, affrontiamo specificatamente l'aspetto che riguarda l'utilizzo corretto dei sistemi di pagamento, l'utilizzo, diciamo, di tutto quelle che sono le piattaforme per l'e-commerce. Ma una cosa molto importante, noi diamo ai ragazzi le informazioni sui rischi e sui fenomeni. Faccio un esempio: il fenomeno del phishing, piuttosto che ad esempio l'utilizzo di strumenti elettronici, app, software che fanno diciamo incappare i ragazzi in ransomware, quindi fenomeni che inoculano un virus all'interno del dispositivo e poi criptano il contenuto dei dati del dispositivo stesso e successivamente viene chiesto un riscatto, quindi una forma di pagamento, oppure l'utilizzo scorretto di sistemi di pagamento quali carte di credito nell'acquisto su piattaforme nazionali e non. E quindi informiamo i ragazzi su questi fenomeni in modo che non possano essere poi vittime e quindi possano usare tranquillamente e agevolmente le tecnologie digitali.